Ieri ho scoperto che l'azienda giapponese Konami utilizza la mia immagine per il suo gioco PES 2017. Mi dispiace, ma il mio avvocato Mattias Morla intenterà un'azione legale. Spero che questa truffa non vada avanti. Ragazzi, Diego Armando Maradona parla sul suo profilo Facebook. A quanto pare la Konami non gli ha chiesto i diritti per utilizzare la sua immagine. Ma, e dico ma, mi sembra strano perché conoscendo la Konami sappiamo tutti che storpia sia i nomi delle squadre sia i nomi dei giocatori proprio per evitare ste manfrine, sti problemi. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. Perché vi dico questo? Perché proprio ieri è uscita un'indiscrezione secondo cui Maradona molto probabilmente verrà introdotto come giocatore su FIFA 17. Ragazzi, vi dico quello che ne penso dopo la sigla, ci vediamo tra poco. Ah, raga, bella a tutti dal Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video. Sono un po' dispiaciuto perché sapete che io amo PES. Che cazzo sto fa? Amo PES 2017. Sinceramente, Maradona mi piaceva come idea, ma a quanto pare sicuramente ci saranno dei problemi legali. Non so se la Konami gli dovrà pagare dei soldi oppure se addirittura verrà rimosso, perché a quanto pare la Konami non ha chiesto i diritti a Maradona. Diciamo che mi sembra strano, come dicevo all'inizio del video, che la Konami, diciamo, se sia fatta inchiappettata tra virgolette, se può dire, perché comunque di solito mette nomi dei giocatori storpiati proprio per non incorrere in azioni legali. L'ha fatto quest'anno per esempio con la Juve, che si chiama PM Black and White, perché sicuramente non ci ha avuto le licenze. E allora mi chiedo e vi domando: com'è possibile che abbia fatto un errore così grande? C'è da dire che, come sappiamo, appunto, la Konami quest'anno è main sponsor del Barcellona e che Maradona, inserito all'interno del gioco, lo viene fatto passare praticamente come una leggenda del Barcellona. Io non vorrei che la Konami abbia pagato dei diritti di immagine direttamente al Barcellona per mettere Maradona nel gioco e Maradona magari non sappia ancora bene com'è andata la situazione. Io non so fino a che punto, ma mi sono fatto un'altra idea, ragazzi miei, e mi riallaccio al discorso su FIFA e sul fatto che molto probabilmente Maradona verrà introdotto anche, o forse solo su FIFA e verrà tolto su PES, che secondo me la EA Sports ha rosicato. Ha contattato direttamente Maradona per chiedergli i diritti e così Maradona si è venuto a conoscenza del fatto che c'era un gioco che praticamente sfruttava il suo nome senza monetizzarlo. Secondo me è andata così. Siccome ne sta scoppiando veramente un caso abbastanza esagerato, ne stanno a parlare veramente tantissime d'estate, sono curioso di sapere la vostra. Io vi ho espresso il mio pensiero, ragazzi miei. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Vi saluto, se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Lascio tutti i miei link ai social network in descrizione, così mi potete seguire anche lì. E se la situazione si evolverà in bene o in male, il Gabone vi terrà aggiornato. Vi saluto, bella regà!